com'è che era? Meglio tardi che mai. L'hanno capito secondo voi? L'hanno capito? Meglio tardi che mai vuol dire che hanno capito di aver sbagliato, stanno rimangiando le parole. Questo è il mercato del Milan, no? Buongiorno a tutti ragazzi. Buon giovedì? È giovedì, sì. Domani finisce il mercato. Ah, è loro. Gnam 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 gnam, si rimangiano le parole. Stutama magna qua. Mamma mia. Ma si può evitare di fare il mercato? Io vorrei fare una petizione alla UEFA o alla FIFA. Cioè, proprio il calciomercato del Milan. Preferisco quelli che glielo, come si dice, glielo bloccano quando fanno tipo l'Atletico Madrid negli anni passati, il Chelsea. Che schifo, ragazzi. Posso dire una parola? Che schifo. Ma lasciando perdere ormai Abraham e Salemaker, ormai l'abbiamo fatto queste operazioni. Il problema sono le altre. Il problema sono che si sente parlare di un Rabiot che verrebbe al Milan e un Bennacer che quando finisce il calciomercato partirà. Cioè, e ragazzi, io non voglio dire ve l'avevo detto, non lo voglio dire perché non li sopporto quelli che dicono ve l'avevo detto, ma chi vi aveva messo la pulce all'orecchio, ragazzi? Guardate che venderanno Bennacer, si metteranno i soldi in saccoccia, si metteranno i soldi in saccoccia e ti porteranno Rabiot per darti il contentino. Quindi tu praticamente ti andresti a risolvere il problema dei mediani difensivi alt e ti vai a mettere un altro problema, che è quello che fa gioco, no? Quindi risolvi un problema, te ne crei un altro a sua volta. Cioè, siamo sempre lì, ne aggiungi uno, te ne togli due, te ne aggiungi due, te ne togli uno. Cioè, ragazzi, cioè, tu un giocatore come Rabiot lo dovresti aggiungere a prescindere, tralasciando il fatto che per me Rabiot non arriverà, ma se dovesse arrivare io non sono contento, perché a me Rabiot non mi è mai piaciuto in primis. Ma poi col 4-2-3-1, ma dove cazzo gioca Rabiot? Dove giocherebbe Rabiot? Spiegatemi dove giocherebbe Rabiot. Voi adesso mi spiegate, non mi dite trequartista, non lo può fare, non ha il passo, non ha neanche la classe secondo me per fare il trequartista del Milan, perché cioè mi tengo Loftus-Cheek se devo mettermi Rabiot in quel posto lì. Poi voi adesso dite no, ma cambieremo il modulo. Voi siete convinti che cambieremo il modulo? Voi siete convinti? Io non sono convinto. Non mi dite il mediano, perché se tu vai a mettere Fofana e Rabiot, tu il problema del filtro al centrocampo non lo risolvi. Voi spiegatemi cosa servirebbe Rabiot. Si stava parlando di Manu Koné. Su Koné c'è anche la Roma, vi do anche questa notizia. Su Koné c'è la Roma. E tu ieri cosa hai fatto? Hai dato Salemakers più soldi per portarti a casa Abraham. Quindi il problema della punta in teoria te lo saresti anche risolto. Però Jovic si sta capendo ormai che noi ormai dobbiamo giocare con due punte. Noi ormai dobbiamo avere due punte. Tre è impossibile averne, è impossibile. Cioè, dire a Jovic stai lì come terzo, anche fuori dalle liste, non mi interessa, mi giochi solo il campionato, ma tenerselo lì no, noi dobbiamo venderlo. Ma tra l'altro, un'altra domanda, una domanda molto, secondo me, anche interessante, ma il contratto di Jovic, chi è che è stato a rinnovarglielo per 3 anni? Per 3 anni di contratto, regà, 3 anni di contratto a Jovic avete fatto, salvo poi dopo 2 mesi dirgli sei fuori da tutto, devi essere ceduto. E ci sta che il giocatore prende e ti dica ma io non mi muovo da Milano. Ma chi cazzo me lo fa fare a me di muovermi da Milano? Cioè, vivo a Milano, tra virgolette, c'ho la maglia numero 9 del Milan, che non è tra virgolette la verità. Chi cazzo me lo fa fare dopo che ho rinnovato dopo 2 mesi di andarmene via? Fa bene Jovic, fa bene, fa benissimo Jovic. E adesso con Bennacer si sta dicendo, Bennacer vuole andare via a tutti i costi. Bennacer magari potrebbe anche aver detto di che voleva andare via, però non te lo viene a dire il 29 di agosto. Voi cosa avete pensato voi nella vostra testolina da furbi, ma non nella mia? Nella mia non ci entrano, soprattutto quelle teste pacate che ci avete, bacate che ci avete voi come Furlani e quell'altro. È stato detto, abbiamo il problema del centrocampista. Dobbiamo mettere dentro Fofana e Silvano Voss. Mamma mia. Silvano Voss, che diventerà probabilmente il nuovo Seedorf. Va bene, è arrivato Cardinale, ha detto mi vendi Pobega, mi vendi Adli, mi vendi Bennacer. Cioè, e che problema avresti risolto? Che problema avresti risolto? Fammi capire. Magari ti sei messo più qualità, ma la coperta rimane corta. La coperta rimane corta e non puoi toglierti Bennacer e portarti Rabiot a zero. I soldi di Bennacer saranno gli unici che entreranno, perché tu non penso che venderai Bennacer a parametro zero, scusate, con prestito con diritto di riscatto, sbaglio. Cioè, non penso che adesso Bennacer andrà in Arabia e voi facciate veramente un prestito con diritto di riscatto. Sapete benissimo che quei soldi lì dall'Arabia vi arrivano subito
e avete detto: ma sì, dai, te ne vuoi andare, diciamo che te ne vuoi andare a prendere soldi, allora sei fuori da tutto. Non l'abbiamo visto contro il Parma, non lo vedremo contro la Lazio, ma adesso sta dicendo che Bennacer ha chiesto di non allenarsi. Cioè, ma voi avete idea di cosa vuol dire togliersi Bennacer dal centrocampo del Milan? E chi lo farà il gioco adesso? Cioè, l'unico che è un po' regista, allora, di tutti quelli che, i nomi che abbiamo fatto, andiamo con calma. Fofana non è un regista, ha i piedi buoni ma non è un regista. Kone non sarebbe un regista, Rabiot non è un regista, Reinders non può fare il mediano, anche se comunque i piedi per farlo ce li avrebbe anche, dovresti adattarlo, l'ennesimo adattato. E Loftus-Cheek, tu ce ne hai 5. Musa non lo conto nemmeno, cioè obiettivamente Musa non lo conto nemmeno, ma quegli altri due dovrebbero arrivare. E tu praticamente adesso alla Roma gli stai dando i soldi per comprarsi poi Kone, andate tranquilli che Kone secondo me andrà alla Roma. E quindi si sta propinando tutto quanto, tutto si sta allineando come quello che avevo detto. Mi dispiace dire, ma non voglio farlo io questo accidente. Io sono sempre contento se il Milan mi smentisce in un modo o nell'altro, ma non mi smentisce mai, raga, non mi smentisce mai. Cioè, ti vai a togliere anche Bennacer, ma il gioco chi lo fa a centrocampo? Ma chi? Cioè, tu praticamente adesso hai costruito una diga che però non riesce più a dare palle al trequartista, alle ali. Prima invece c'avevi un Cristiano che era bravo di cervello, bravo di piedi, anche nell'uno contro uno non lo superavi. Tu adesso stai vendendo Bennacer, bravo. Mica siete proprio... Complimenti, veramente, voi usate il cervello, voi siete veramente gente competente. Complimenti, veramente, ottimo. Veramente, secondo me è stato un calciomercato indecente. Guardate, secondo me indecente. Volevo dire folle, ma folle ve l'ho detto ieri. È stato un calciomercato indecente perché è stata una contraddizione unica. È stato un risolvere un problema e mettersene in casa un altro. Cioè, ragazzi, e poi dopo io ho sentito anche gente dire: no, però se arriva Abraham, se arriva Kone, Kone non arriva, Kone non arriva, perché se prendono 20, 25 milioni, 30 milioni da Bennacer, non ne danno 20 al Mönchengladbach, se li vogliono intascare, no, però se arrivano questi, io do un voto veramente molto positivo al calciomercato del Milan. Raffanculo, veramente. Ragazzi, prima di chiudere, oggi vi ricordo ci sono i sorteggi di Champions League, sorteggi che ci vedranno in seconda fascia. Io spero veramente che arrivi domani sera a mezzanotte, perché io sto calciomercato ogni volta mi toglie proprio gli anni di vita. Mi toglie gli anni di vita. Cioè, eravamo arrivati che dovevamo puntellare la rosa. Tu sei arrivato all'ultimo giorno di mercato che praticamente il giocatore che hai rinnovato 2 mesi prima lo vuoi mettere fuori rosa adesso. E ti sei messo in casa comunque una scommessa che a me non mi è mai dispiaciuto. Io non sto dicendo che Abraham è brutto, che vada male Abraham, perché Abraham tatticamente è quello che serviva, ma serviva un po' prima. Mocca, Kita e Murt, serviva un po' prima, non al 29 di agosto, e poi dare Salemakers, che è l'unico giocatore per il quale il nostro allenatore si è speso. C'è una contraddizione totale, totale. E chi dice il contrario, qualcuno l'ha definito complice. E complice lo è, mi dispiace, complice lo è, perché non è possibile che tutte quante fanno mercato e il Milan ogni volta si deve coi gomiti portare avanti, questo lo prendo perché è in sconto, questo a parametro zero, con questo risparmio. Oh, basta, non siamo lo Spezia, non siamo lo Juve Stabia. Oh raga, ma dai, ma veramente, oh. Io spero veramente di arrivare domani sera il più presto possibile. Guarda, vi lascio anche queste ultime 36 ore per cercare di contraddirmi e di zittirmi, ma per me non ce la fate. Per me non ce la fate. Questi venderanno Bennacer, ti porteranno Voss e Rabiot, metti caso, porteranno Voss e Rabiot, soldi spesi 3 di cartellino, 3 per Voss. Poi dopo voglio vedere però come dai i soldi a Rabiot, come dai i soldi, come lo paghi, che stipendio gli vai a dare, soprattutto per poi dopo devi andare a rinnovare sia Theo Hernandez che Maignan. Quindi siamo soltanto all'inizio, lo scopriremo solo vivendo. In chiusura fatemi fare l'ultimo saluto e il bentornato a Sandro Tonali, perché chi ama non dimentica. Sandro Tonali, questo ce l'ha tatuato sul cuore, sicuramente. Non voglio fare il, come si dice, quello che lo fa apposta, giusto per, però Sandro Tonali, uno dei pochi milanisti, si sono comportati allo stesso modo come stanno facendo con Bennacer, anche se poi lì i soldi li hanno reinvestiti. Dopo 300 e passa giorni Sandro Tonali torna a essere un giocatore di calcio. Sandro, sempre il nostro cuore vero, tu sei il nostro cuore milanista. E tanto qua di milanismo ormai, cos'è rimasto di milanismo? Calabria, tenetevelo Calabria, il milanista Calabria, tenetevelo. Detto questo, ragazzi, sono contento che è tornato Tonali, magari di averci uno come Tonali, magari.
Ci vediamo domani per parlare probabilmente di questi sorteggi. Per fortuna siamo in seconda fascia. Iscrizione al canale, ragazzi, un bel like e un commento. Se siete contenti di questo calciomercato, me lo dovete far sapere. Mi dovete dire cosa avreste fatto voi di diverso. Non mi scrivete commenti che sapete che mi da... Lo sapete, ormai mi conoscete. I commenti, quelli che mi danno fastidio, li sapete. Se, a vostro rischio e pericolo, va bene? A vostro rischio e pericolo. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Sempre Forza Milan, ciao a tutti.